Adesso c'è Gionida Stulla che parla di innovazione didattica nell'insegnamento di istologia del corso di laurea in medicina e chirurgia. Prego, ho detto giusto il cognome? Va benissimo, ormai il mio cognome non è più quello che è effettivamente perché ne ho sentite diverse pronunce. Questo contributo è il secondo che presentiamo a MM Italia come unità di ricerca e come è stato detto, non so se siete stati presenti dalla mia collega il primo giorno la nostra unità di ricerca ha lo scopo di accompagnare i docenti dalla fase di progettazione fino all'erogazione effettiva del corso, in modo tale da creare dei modelli da proporre poi ai docenti della Scuola di Scienze della Salute Umana. Addirittura il corso di istologia, come quello di informatica, fanno parte di una vetrina che propone degli esempi di buone pratiche in realtà a tutto l'Ateneo. È stato un progetto pensato e realizzato dal sistema informatico dell'Ateneo Fiorentino, quello di raccogliere tutte le buone pratiche, le esperienze che hanno avuto grande successo o che hanno avuto un buon successo, di essere visibili da tutti i docenti dell'Ateneo. E devo essere sincera, l'esperienza di istologia rispetto a quello di informatica ha suscitato nell'ambito sanitario, ha suscitato molto più interesse perché proporre il corso di informatica per loro era abbastanza scontato. Sì, informatica, strumenti della tecnologia, è facile utilizzarli. Non è proprio così perché non c'entra proprio niente. Però invece l'insegnamento di istologia ha avuto maggior successo perché è effettivamente una materia dell'ambito medico, quindi ha suscitato più interesse tra i docenti medici perché era cioè una materia del proprio ambito. La riprogettazione di questo insegnamento aveva lo scopo di inserire dei nuovi approcci pedagogici per migliorare i processi di apprendimento, ma soprattutto per migliorare le ore delle attività in presenza, soprattutto per la parte pratica, perché l'insegnamento di istologia prevede anche tante lezioni pratiche, proprio vedendo i preparati istologici con il microscopio. I docenti sono arrivati da noi presentando le loro criticità, e tra le quali era il numero elevato degli studenti, che ha portato comunque la suddivisione della classe in due gruppi, ma nonostante questo comunque il gruppo degli studenti, il numero degli studenti continua ad essere elevato perché partono da 350 suddiviso 340-350, suddivisi in due classi sono comunque 170 studenti. Il numero dei docenti, nonostante la suddivisione della classe è rimasta la stessa, quindi i docenti fanno la stessa lezione al canale A la mattina e al canale B nel pomeriggio. Addirittura durante la riprogettazione del corso, il numero dei docenti è diminuito perché uno dei docenti, ad esempio, è andato in pensione e non è stato comunque sostituito fino ad ora. Come dicevo, l'insegnamento di istologia prevede anche delle lezioni pratiche vedendo i preparati istologici sul microscopio. Il numero dei microscopi comunque è limitato ed è necessario suddividere comunque i due canali in ulteriori gruppi. L'esame finale dell'insegnamento di istologia è un esame orale, quindi potete immaginare il carico dei docenti per svolgere queste prove finali. La
riprogettazione è avvenuta in diverse fasi, partendo dall'anno 2000, anno accademico 2014-2015 fino al 2016-2017. Nei due successivi anni il corso ha vissuto di rendita, perché effettivamente il modello creato andava abbastanza bene, ed è necessario fare un'ulteriore modifica per il prossimo anno accademico. Come è avvenuto questo cambiamento? All'inizio il corso era articolato in questo modo: c'erano le lezioni in presenza, le lezioni teorico-pratiche per le AFP, che sono attività formative professionalizzanti. Infatti l'insegnamento di istologia è il primo insegnamento che avvicina gli studenti di medicina all'approccio, cioè il primo approccio alla diagnosi, perché nonostante sia una materia del primo anno, e al primo anno quasi tutti gli insegnamenti sono insegnamenti di conoscenze di base, quello di istologia ha questa caratteristica proprio che caratterizza la professione del medico. E l'esame orale. Per arrivare alla situazione attuale dell'aggiunta delle lezioni a distanza, di un atlante online, test di autoapprendimento, le lezioni delle AFP, quindi tutta la parte teorica rimandata a distanza, e un test di ammissione o di selezione alla prova orale, in modo tale da far arrivare a svolgere la prova orale agli studenti che acquisivano un voto abbastanza sufficiente per passare questa prova di ammissione. È un insegnamento che ha 8 crediti CFU, suddivise in parte in teoria e pratica. Sono 72, erano 72 ore in presenza di teoria e 30 ore di teoria e pratica, esercitazione al microscopio. La situazione attuale è, per la teoria, 54 ore in presenza, 18 ore a distanza. Invece, per quanto riguarda la parte delle AFP, sono 11 ore in presenza e 19 ore a distanza. C'è bisogno di un'ulteriore modifica, infatti, come vi dicevo prima, è necessaria comunque un altro intervento di riprogettazione per il prossimo anno accademico, perché d'ufficio, da calendario, per ogni credito CFU, che è pari a 12 ore di lezione, 8 ore saranno in presenza e 4 a distanza. Quindi queste 54 ore dovranno diventare 48 ore in presenza e il resto a distanza. Come abbiamo articolato, o quali sono le metodologie didattiche che abbiamo inserito, che abbiamo proposto ai docenti, che hanno accolto e che poi dai risultati abbiamo notato, visto che hanno avuto molto successo in termini di apprendimento e di gradimento da parte degli studenti? Allora, le lezioni in presenza, cioè, la teoria consiste nelle lezioni in presenza, lezioni a distanza accompagnate da un atlante ricco di immagini e un test di autoapprendimento, autoverifica presente per ogni argomento del corso. Infatti in piattaforma più o meno si rappresenta in questo modo. Ci sono le diapositive delle lezioni, tutti i preparati microscopici di quel determinato argomento e un test di autovalutazione. La metodologia didattica è blended learning. Il docente introduce per la prima volta l'argomento, rende visibile in piattaforma il materiale didattico e dà loro la possibilità, la fruizione
delle diapositive o altro materiale di supporto o anche i libri di testo suggeriti, e gli studenti hanno la possibilità di svolgere il test di autovalutazione n volte, quante volte vogliono. Bisogna però sottolineare il fatto che il pool delle domande è molto ricco, anzi non solo ricco, ma le domande sono diverse dalla prova di ammissione all'esame orale. Quindi il pool delle domande, cioè sono due pool, le domande più o meno sono quelle perché l'insegnamento è quello, il contenuto è quello, però non vengono utilizzate le stesse domande. Ma aiuta comunque lo studente ad essere un po' più tranquillo ad affrontare poi non solo l'esame orale, ma anche la prova di ammissione all'orale. Questa è la galleria delle immagini. Invece la parte pratica, che è proprio il cuore dell'insegnamento, consiste in lezioni a distanza, quindi tutta la parte teorica prevista per la FP è stata rimandata a distanza, lezioni in presenza che la maggior parte sono delle lezioni pratiche, che per delle esercitazioni al microscopio, la parte teorica gli studenti ne fruiscono di pacchetti SCORM, sono presenti in piattaforma due pacchetti SCORM, sincronizzazione di diapositive e audio. Per ogni pacchetto, sono due pacchetti, uno prevede i metodi istologici di base e quelli più avanzati. Praticamente lo studente ne fruisce del pacchetto SCORM, successivamente svolge un questionario valutativo, deve ottenere l'80%, deve rispondere correttamente a 80% delle domande per passare al pacchetto successivo, risvolgere di nuovo un altro questionario associato al secondo pacchetto, e anche in questo caso lo deve superare con l'80%, e alla fine allo studente viene rilasciato un badge. Viene rilasciato un badge che è importante per svolgere le successive, per accedere alle prove pratiche, al microscopio, ma anche per verbalizzare questa parte dell'insegnamento che viene associato comunque alla valutazione dell'insegnamento di istologia. Quindi lo studente non può verbalizzare l'esame di istologia se non ha partecipato a questa prova. Quindi l'importanza del badge è che comunque viene certificato il fatto che lo studente abbia svolto questa parte teorica, perché è anche propedeutica poi per continuare a fare tutto il percorso e le esercitazioni pratiche. Okay, vai. Arrivo alle conclusioni, anche se un po' le ho accennate. Con questa esperienza abbiamo ottenuto un'ottimizzazione del tempo a disposizione per le attività pratiche dell'insegnamento di istologia. L'apprendimento è migliorato notevolmente, e questo lo hanno dimostrato comunque i risultati ottenuti dagli studenti. La media è aumentata in maniera significativa. Poi l'incremento all'esame finale, perché il numero dei promossi al primo tentativo è stato anche questo significativo. Il gradimento da parte degli studenti, gradimento proprio riscontrato nei questionari di gradimento che fanno gli studenti prima di accedere o iscriversi all'esame. E possiamo comunque dichiarare che è un bel modello di best practice.